Eccoci qua, allora siamo arrivati, sono le 7:15 e siamo felici di annunciare che la nostra regione, come da noi ampiamente auspicato, tornerà in zona gialla, di rischio giallo. Tornerà di rischio giallo a partire dalle 00 di domenica notte e quindi dalla notte tra domenica e lunedì. Questo perché l'ordinanza che ci metteva in arancione del ministro Speranza scade ovviamente il 31 di gennaio e quindi nella notte tra domenica e lunedì. L'ordinanza non verrà rinnovata, me lo ha annunciato pochi minuti fa il ministro Speranza, con cui siamo stati in contatto per l'intera giornata insieme alle altre regioni per evitare una interpretazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che avrebbe previsto un'ulteriore settimana di zona arancione prima di tornare in giallo, perché altre volte il Comitato Tecnico Scientifico ha valutato i 14 giorni di zona arancione a partire dalla prima cabina di regia di monitoraggio dopo l'ordinanza del Ministro. È una cosa un po' complessa, ma questo avrebbe ovviamente costretto la nostra regione a restare fino alla domenica successiva in fascia arancione. Ecco, le regioni hanno fatto sentire la loro voce, devo dire, insieme a tutti i governatori. Ho sentito Stefano Bonaccini, Alberto Cirio, Massimiliano Fedriga, tutte le regioni che sono interessate a questo cambio di colore, che per lo più oggi hanno dati ampiamente più positivi di quando andarono in arancione. Oggi hanno lavorato e lavorato a lungo facendo pressione sul ministero. Abbiamo sentito il ministro Boccia per gli affari regionali, va bene, tutto è bene, quel che finisce bene. Di fatto si instaura un meccanismo che consentirà, anche se dovessimo fare altre volte arancione giallo per via dei dati Covid che cambiano, non saranno più diciamola così tranche di 3 settimane, ma diventano di 2. Sarà, come sapete, i dati sono stati modificati per rendere più facile l'accesso in zona arancione quando salgono i contagi, ma sarà più facile, grazie al lavoro che abbiamo fatto oggi, anche uscirne. Vale per questa domenica e vale per il prossimo futuro, quindi siamo contenti che ristoratori, bar, tutte quelle tipologie di esercizi commerciali che in zona arancione sono costretti alla chiusura totale da lunedì, da domenica notte alle ore 00, ma insomma da lunedì mattina potranno tornare finalmente a fare il loro lavoro, e speriamo adesso che veramente il Covid ci consenta di farlo per un periodo di tempo sufficientemente lungo. Questo dipenderà ovviamente anche dai nostri comportamenti, dalla serietà con cui applicheremo il distanziamento sociale, l'uso delle mascherine, il lavaggio delle mani, tutte le ovviamente precauzioni che avete e abbiamo imparato a conoscere. Bene, questo credo fosse il dato più atteso della giornata, ma vi do anche ovviamente i dati che ho appena confrontato con la nostra task force sanitaria d'Alisa, che è stata con me tutto il giorno impegnata in questa discussione trattativa sulle fasce di rischio. Oggi sono 4.318 i tamponi molecolari effettuati dalle nostre aziende sanitarie, sono 2.961 i tamponi antigenici, e quindi direi un discreto numero che supera i 7.000 tamponi di screening nel nostro territorio, per 338 dati di nuovi positivi, e direi che siamo sulla linea di ieri e di ieri l'altro, forse lievemente in crescita rispetto ai primi giorni della settimana passata come incidenza, ma sempre sotto controllo da un punto di vista dei numeri. Ad essere particolarmente in questo momento sotto stress, diciamo così, questo aumento dell'incidenza è dato soprattutto da alcuni cluster che abbiamo nell'Imperiese, dove i nuovi positivi sono 77, nel Savonese, dove sono 68, mentre resta molto bassa l'incidenza genovese, 116 nuovi casi, di cui 97 nella città di Genova in ASL 3, 19 nel Tigullio, nell'ASL 4, 69 a Spezia e 8 casi non riconducibili a residenza di cittadini liguri, quindi tamponati e verificati come positivi da noi, ma non residenti da noi. Allora, sono quindi 338 nuovi positivi su oltre 7.000, 7.300 circa
tamponi tra molecolari ed antigenici, sono 18 i casi positivi in meno sul territorio regionale. Stabili assolutamente i ricoveri in ospedale, che oggi sono veramente stabili perché sono zero ricoverati in più, non calano e non crescono. 665 sono i ricoverati in area medica, come si dice nelle medie intensità di cura, 64 sono le unità di terapia intensiva, esattamente come ieri. Purtroppo in terapia intensiva vi è anche oggi, ve lo voglio dire, un bambino ricoverato al Gaslini. Si tratta di un bambino con importanti, gravi patologie già proprie, insomma, che ovviamente non è chiaro ancora le analisi mediche. Tra poco sarà il Gaslini poi a parlare con un comunicato della sua direzione sanitaria quanto ovviamente possa aver inciso il Covid, perché si tratta di un bambino, diciamo così, già molto malato, e quindi è chiaro che il Covid può avere aggravato una situazione già in qualche modo di malattia piuttosto severa. Ovviamente terremo monitorato e vi daremo notizie, auspicando e sperando il meglio per il bambino. Vi ho detto, dei dati sono sostanzialmente stabili, 1 in più in ASL 1, 5 in più in ASL 3, come in ASL 2, come vi ho detto, hanno alcuni cluster di cui uno vi parlerò, riguarda anche l'ospedale d'Imperia, 3 in meno al San Martino, 5 in meno al Galliera, 1 in meno nell'ASL 3 di Villa Scassi, nell'ospedale Villa Scassi della città di Genova, sostanzialmente stabile il Tiguglio, 1 in più in provincia di Spezia al Covid Hospital. Sono purtroppo 25 i decessi di oggi, occorre dire che 8 dei nostri concittadini che non ce l'hanno fatta risalgono a periodi molto antecedenti, addirittura al mese di ottobre, di novembre, e poi nella prima metà del mese di dicembre, e altri ai primi giorni del mese di gennaio. Quindi i decessi in realtà delle ultime ore sono all'incirca una decina. Questo non toglie che sia comunque un triste elenco, che dobbiamo lavorare ovviamente per che questo si accorci nel più breve tempo possibile. Campagna di vaccinazione. Aggiornamento alle ore 16 di oggi, sono 77.540 i vaccini consegnati dalla struttura commissariale, 56.025 quelli somministrati, 72% la percentuale del somministrato sul consegnato. Sapete che teniamo sempre un 30%, perché di questi tempi oggi anche Moderna, come ha dichiarato il commissario Arcuri, ritarderà le consegne. Pfizer, sapete già la polemica per i ritardi che l'ha investita, AstraZeneca ugualmente ha annunciato alcuni ritardi nelle consegne, quindi con grande prudenza, come indicato dal governo, Regione Liguria, in una programmazione molto attenta, sta pianificando in modo tale che non manchi mai per chi ha fatto la prima dose di vaccino, ovviamente alla scadenza del 21° giorno, il richiamo. C'è chi ha scritto, sempre dall'opposizione in realtà è sempre lo stesso, che noi avremmo somministrato vaccini fuori dal personale sanitario. È una idiozia bella e buona, basterebbe leggere gli atti di indirizzo del Parlamento e le indicazioni fornite dalla struttura commissariale, che peraltro risponde a un ministro del suo governo, ancorché in crisi, come in questo momento, per sapere che le persone non di professione sanitaria sono incluse nella fase 1 di vaccinazione, perché sono le persone che frequentano comunque le RSA e gli ospedali, e siccome l'obiettivo è quello di sterilizzare i cluster all'interno delle RSA e degli ospedali, anche se uno lavora, pur non essendo un medico, facciamo un esempio molto banale, le donne di servizio che si occupano della lavanderia, o chi si occupa della cucina delle RSA o dei grandi ospedali, dell'impacchettamento del cibo, e quindi può in qualche modo infettare i malati, è ovvio che si consideri personale sanitario ed è ovvio che rientrino nella fase 1 della vaccinazione. È ovvio per tutti, ma non per
chi vuol fare inutili polemiche. 3.166 vaccini somministrati oggi, e vi ho detto quanto è il totale, sono 52.859. Andiamo avanti con la nostra programmazione, nell'auspicio che ovviamente tutti i ritardi si colmino e si possa accelerare con la fase 2, cioè la vaccinazione degli ultra ottantenni che vivono in comunità, a casa loro, con i propri parenti, insomma non nelle RSA e fortunatamente per loro non negli ospedali. La nostra azienda sanitaria, Liguria Digitale, saranno già pronti dal 12-13 di febbraio a partire con questa vaccinazione. Oggi c'è stata una importante riunione per definire i meccanismi di prenotazione che poi vi spiegheremo con dovizia di dettaglio, ovviamente, e domani mattina alle 11 c'è un nuovo vertice con il governo e il commissario Arcuri per parlare appunto dei ritardi dei vaccini. Ci auguriamo che possano arrivare buone notizie, insomma, ce lo auguriamo tutti. Vi devo dire un'ultima cosa, che è un cluster dell'ospedale di Imperia che ha interessato il reparto di chirurgia. I 12 pazienti ricoverati in chirurgia sono negativi ai tamponi, fortunatamente. Un paziente è stato trasferito invece al reparto Covid di Sanremo perché è positivo. In questo momento le sue condizioni di salute, come dicono i sanitari, non desterebbero preoccupazioni particolari. I locali sono stati sanificati e vengono costantemente sanificati, il reparto resta ovviamente aperto per le urgenze, mentre l'attività elettiva è stata momentaneamente fermata per alcune ore per normalizzare la situazione. Sono stati eseguiti tamponi a tutti i pazienti dell'ospedale e al personale sanitario ogni 15 giorni, chi ha avuto contatti con positivi, quindi a sorveglianza quotidiana. Quindi questa è l'unica vero caso, gli altri sono piccoli cluster locali dell'ASL 1 e dell'ASL 2 che riteniamo possano essere ricondotti dai nostri uffici di prevenzione alla normalità nelle prossime ore. Chiudo ridicendo che siamo diventati zona gialla, lo diventeremo da mezzanotte alle 00:00, come si dice, cioè dalle 00:01 di lunedì mattina, quindi per tutta la giornata di lunedì. È stata, come dire, un braccio di ferro oggi nell'interpretazione del quadro normativo, ma sono molto contento che la ragionevolezza abbia prevalso sia nelle cabine di regia tecniche sia a livello politico. Credo che sia, speriamo, un refolo di fiato per tanti cittadini. Poi speriamo anche che col progredire della campagna di vaccinazione e con l'attenzione alle regole che vi chiedo ancora oggi di rispettare con grande, grande, grande attenzione, ovviamente non siamo costretti nuovamente a restringere, ma anzi si possa dare un po' di fiato a quei locali, le palestre, immagino, cito loro per citare coloro che hanno sofferto di più, le piscine, i teatri, ovviamente, tutti quei posti che sono ormai chiusi da molti e molti mesi e che ci auguriamo di poter vedere riaprire nel breve giro di poche settimane. Buona serata a tutti, non ho altro da aggiungere, ci rivediamo domani.